Nuovo appuntamento con le Talk Interviste, oggi ad Ulianova, nella sede di Argiolas Formaggi, nota azienda casearia. Siamo in compagnia di Alessandra Argiolas, responsabile del marketing. Alessandra, ci puoi raccontare com'è nata la passione per la produzione di formaggi? Certo, la passione per questa produzione nasce negli anni 50, quando mio nonno e suo fratello aprono l'azienda, ma in realtà nasce in una maniera un po' particolare, nel senso che né l'uno né l'altro erano esperti né casari né di allevamento. Erano esperti in realtà nella commercializzazione e in particolare della frutta secca, quindi loro giravano l'Italia vendendo la frutta secca, in particolare le mandorle sarde, appunto in tutta la penisola. Cosa succede? Arrivata la globalizzazione, iniziano a sentire molto la concorrenza di tanti paesi appunto che esportavano e importavano quindi in Italia tutta una serie di prodotti affini appunto a quelli che loro commercializzavano. Quindi cosa fanno? Mio nonno era molto innovativo, molto inventivo, capisce da subito che per non avere più questo tipo di problema doveva andare a cercare un prodotto che era così unico, così particolare nella materia prima, nella lavorazione, che nessuno avrebbe potuto imitarlo. Perché effettivamente il formaggio ha delle caratteristiche che derivano dai pascoli sardi che sono inimitabili. La ricetta certo può essere riprodotta, però ovviamente la materia prima è unica. E quindi capisce che questo era il suo vantaggio competitivo ed inizia a vendere i formaggi. E poi si appassiona e si innamora di questo prodotto, tanto che decide che deve imparare a farlo e quindi aprire un caseificio. E cosa fa? Come tutti noi, quando non sappiamo fare qualcosa, va a lezione. Quindi va da un pastore a Serri, si fa insegnare a fare il formaggio e apre il caseificio nella sede in cui siamo adesso. Cedo la parola a Laura Sordo, Digital Communication Strategist di Togo 360. Buongiorno, Alessandra, la tecnologia ormai è presente in qualsiasi azienda, in che modo è presente nella vostra? Nella nostra è presente e viene integrata totalmente appunto con la nostra tradizione, che è quella appunto dei formaggi sardi. Quindi possiamo essere definiti tradizionalmente innovativi. E cosa facciamo? Integriamo la tecnologia solo quando questa ci permette di produrre i formaggi con la stessa qualità della maniera artigianale, ma in maniera sicuramente più efficiente. Con Alessandra Giola ora andremo a visitare le sale di produzione del formaggio. Alessandra, ora entreremo all'interno del caseificio. Ci puoi dire quanti dipendenti circa lavorano all'interno? Allora, all'interno del caseificio lavorano circa 50 dipendenti, di cui 7 sono dislocati a Bologna, dove abbiamo un centro logistico che ci permette di effettuare delle consegne sempre pronte in tutta Italia e in tutto il mondo. Bene, ora vediamo quindi in operazione, insomma, l'attività vera e propria del caseificio. Certo, adesso entriamo nelle sale di produzione. Abbiamo cambiato abbigliamento perché ora entreremo nelle sale dove verrà prodotto il formaggio. Sì, assolutamente necessario comunque sempre proteggere l'azienda da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Quindi noi che veniamo dall'esterno dobbiamo quindi munirci di uno schermo che ci permetta appunto di non contaminare la lavorazione del formaggio. Alessandra, in che anno è stata costruita l'azienda, quindi la sede dove siamo in questo La momento? sede dove siamo adesso è stata costruita intorno agli anni 70. Quindi dopo la prima attività, come vedete, di commercializzazione e poi di sperimentazione e così via, poi negli anni 70 effettivamente viene costruita questa sede. Le zone dove siamo adesso, quindi questi uffici, in realtà sono stati costruiti circa 10 anni fa, infatti sono più nuovi. La cosa interessante della nostra azienda è che si vede poi, man mano che si va dentro, tutti i vari periodi in cui è stata costruita, no? È quindi una classica azienda familiare che quando insomma si ha un po'. Sia qualcosa da parte, si riesce ad aggiungere, a migliorare la propria azienda. Quindi pian piano con investimenti tecnologici sempre più all'avanguardia, magari anche quelli che sono attenti al rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Sì, assolutamente. Infatti qui fuori ci sono per esempio i pannelli solari, mentre dall'altra parte abbiamo il nostro depuratore che ci permette di depurare tutte le acque di produzione. Con Alessandra Giola ora entreremo all'interno del caseificio. Alessandra, questo è il cuore pulsante dell'azienda. Assolutamente, qui abbiamo le sale di produzione dei formaggi stagionati e quindi dove avviene in realtà la maggior parte della produzione dei nostri formaggi. Ora sono in attività, quindi vediamo proprio in diretta come avviene la preparazione di un formaggio. Il latte arriva dalle cisterne dove vengono
trasportati, diciamo, quotidianamente il latte di circa 200 allevatori della parte, diciamo, sud della Sardegna, viene poi mandato qua in questo sistema che pastorizza il latte in caso di necessità, cioè il latte può essere utilizzato a crudo, pastorizzato o termizzato in base alla necessità. Dopo che viene preparato, viene messo in queste cisterne che contengono circa 3.000 litri di latte. Cosa avviene qua? Qui avviene la magia, no? Quindi al latte vengono addizionati il caglio e i fermenti, e in questo caso appunto succede che dopo circa 15 minuti il latte inizia a coagulare e questa cagliata che si forma deve essere rotta nelle dimensioni esatte che ci serve per fare una determinata tipologia di formaggio. Quindi più saranno piccole, più il formaggio andrà fatto stagionare. Adesso vediamo appunto il macchinario in azione. Ciao. Una volta che la cagliata è pronta, c'è un sistema che simula il movimento delle mani per evitare di rovinare la cagliata, che la porta nella formatrice. La formatrice cosa fa? La mette appunto nella forma che avrà poi il formaggio. Si fa tutta poi una passerella che servirà per scolare il siero che verrà poi utilizzato per fare la ricotta. La cosa bella di un prodotto come il formaggio, il latte in generale, è che si possono creare tantissimi prodotti. Quanti tipi di prodotti voi producete all'interno di questa azienda? Noi abbiamo quasi 40 tipi di prodotti, perché si può variare su tante cose. Si può variare sulla cottura del latte, sulla tipologia del latte, sui fermenti, sul caglio, sulla forma, sulla stagionatura. Quindi effettivamente sono tutta una serie di variabili che combinate possono dar via a tutta una serie di formaggi diversi. Il latte sardo è famoso per essere conosciuto e buono appunto a livello nazionale e internazionale. Voi avete ricevuto anche premi per qualche vostra produzione? Sì, effettivamente ogni anno facciamo tutta una serie di concorsi sia nazionali che internazionali e ci misuriamo con caseifici artigianali, caseifici industriali di ogni tipo di eccellenza, e devo dire che la Sardegna fa sempre un gran figurone. Ora dove ci troviamo, Alessandra? Adesso ci troviamo in una camera a temperatura controllata. Qui cosa succede? Ci sono delle temperature tali per cui i fermenti che abbiamo utilizzato appunto in lavorazione vengono attivati e successivamente disattivati dopo circa 24 ore. Inoltre, dopo circa ogni ora c'è questa attività che è di praticamente dove viene girato il formaggio, che permette che la crosta si compatti. Questa attività gira in realtà appunto tutta la pedana di formaggio, che ovviamente in questo caso fatta a mano sarebbe molto impegnativa per l'operatore. In questo caso vengono girate più e più forme e gli permette appunto di migliorare la qualità del formaggio, migliorando la compattezza sia della pasta che della crosta. La sensazione è proprio che la tecnologia sia stata sfruttata per migliorare l'artigianalità in questo senso, quindi a livello industriale ma sempre rimanendo nell'ambito dell'artigianalità. Esatto, noi siamo comunque un'azienda familiare, un'azienda che nasce per valorizzare la qualità del latte sardo, quindi è importante mantenere queste caratteristiche, ma è importante anche comunque ampliare il proprio mercato e dare lavoro anche a più persone disponibili nella zona, e quindi grazie appunto alla tecnologia in realtà siamo riusciti a crescere come azienda e quindi a dare anche maggior lavoro. Alessandra, siamo di fronte a delle vasche. Cosa avviene in questo punto dell'azienda? Qui non facciamo le terme, ma in realtà le facciamo fare il formaggio, nel senso che queste sono le vasche della Salamoia, dove vengono immersi i formaggi per due motivi. Per la salatura, che quindi dà un sapore al formaggio, ma questa salatura dà anche la protezione, la prima protezione al formaggio. Non so se avete presente, quando andiamo al mare, usciamo dall'acqua, ci si forma sempre una leggera pellicola di sale nella pelle. La stessa cosa avviene per i formaggi, quindi la prima protezione naturale che ha il formaggio.
Questa è una catena di montaggio? Questa in realtà è la nostra lavatrice, nel senso che ovviamente tutti gli strumenti che noi utilizziamo devono essere lavati e sanificati. Quindi cosa succede? Una volta che le forme vengono tolte da appunto queste pedane, queste forme, queste devono essere immediatamente lavate. Quindi questo macchinario ci permette di lavarle e di reintrodurle direttamente nel ciclo produttivo. Ora entriamo in un'altra sala, Alessandra. Sì, adesso entriamo nella sala un po' più artigianale di tutto il caseificio. È una sala dove vengono prodotti prevalentemente i formaggi caprini. Infatti, se voi vedete, tutti questi formaggi che loro stanno producendo sono dei caprini a crosta fiorita, cioè sono dei caprini che hanno la muffa all'esterno bianca, che è questo appunto che dà il nome particolare alla crosta, che sono un mix di tecniche tra sarde e francesi che noi abbiamo ottenuto con degli studi negli anni e che ci permettono appunto anche in questo caso di valorizzare il latte di capra sardo con la freschezza del formaggio abbinata appunto al caratteristico sapore delle muffe. Avete sviluppato anche un certo tipo di collaborazione a livello internazionale, visto appunto l'utilizzo di tecniche anche francesi? Sì, molto spesso utilizziamo dei tecnici piuttosto che anche dei macchinari che vengono fatti appunto per la preparazione di altri formaggi e vengono adattati alla nostra produzione. Ci racconti cosa stanno facendo gli operai in questo momento? In questo momento hanno appena realizzato il formaggio, l'hanno appena messo nelle forme, quindi avverrà la stessa produzione che avete visto prima, quindi verranno girati e verranno messi nella loro camera a temperatura controllata, in questo caso a temperature diverse per le caratteristiche diverse del formaggio, e poi verranno messi in salamoia. Alessandra, ora in questa sala cosa si produce? In questa sala abbiamo la produzione della ricotta. Noi facciamo ricotta biologica, ricotta non biologica, di pecora, di capra oppure mista, in base alle esigenze. La facciamo fresca, la facciamo stagionata oppure da grattugia, insomma, quindi abbiamo già tanti prodotti con la sola base della ricotta. Ti posso chiedere che differenza c'è tra ricotta biologica e non biologica? La ricotta biologica è una ricotta che è certificata. Quindi è certificata l'alimentazione degli animali e il fatto che nel latte ci siano dei residui di pesticidi. In realtà tutti i pascoli sardi hanno una buona qualità, però per essere biologico c'è comunque bisogno di una certificazione che appunto attesti la mancanza di certi residui. Possiamo avvicinarci ai signori? Fresca che hanno appena prodotto, mentre adesso utilizzano dei teli perché questa ricotta che faranno sarà una ricotta salata e andrà pressata. Questo è il calderone della ricotta ed è un'attività che abbiamo ottenuto per il momento ancora molto artigianale perché non abbiamo ancora trovato un sistema che ci permettesse di mantenere la stessa qualità della ricotta fatta in maniera più automatizzata e quindi per il momento abbiamo scelto di mantenere appunto un sistema artigianale. E probabilmente il gusto rimane eccezionale anche grazie a questo. Assolutamente. In questo caso il siero viene portato a una temperatura di circa 86 gradi e la ricotta si dice che affiora, cioè le proteine che sono ancora rimaste dalla lavorazione del formaggio si coagulano e salgono su e quindi loro con il mestolo la raccolgono. La ricotta è un formaggio poco grasso, quindi adatto a tutti davvero? La ricotta non è neanche caratterizzabile come un formaggio, è prevalentemente un latticino ed effettivamente essendo derivando dalla produzione dei formaggi mantiene più che altro le proteine del formaggio che non sono, diciamo, state utilizzate per la produzione del formaggio.
Siamo ora nell'area packaging dell'azienda, Alessandra. Assolutamente, qui Simone, che è il responsabile della produzione dei formaggi, sta controllando innanzitutto con il metal detector i formaggi e poi li pesa. Adesso vi fa vedere appunto come garantiamo la solubilità del prodotto anche tramite il metal detector. Facciamo una prova. Quindi lui ha inserito un pezzo di plastica? Un pezzo di metallo. Sì, assolutamente. Questo dimostra il fatto che appunto il macchinario funziona e avverte da dove ci fosse essere. Vengono fatti numerosi controlli sui formaggi proprio per garantire la solubilità del prodotto costantemente e la tutela del nostro consumatore. In questo caso siamo di fronte a un pecorino? Sì, in questo caso siamo di fronte al famoso pecorino CLA, cioè il pecorino laureato, quello che abbiamo sviluppato con l'Università di Cagliari di Pisa e in cui abbiamo scoperto appunto che in Sardegna esistono dei pascoli naturali, quindi un'alimentazione comunque sana degli animali, che ci consentono di fare un latte, conseguentemente un formaggio con gli omega 3. Gli omega 3 si sanno tutti, insomma, sappiamo tutti che benefici ha sul mantenimento del livello del colesterolo nel sangue, quindi mantiene anche l'equilibrio. È importante per un'azienda avere delle collaborazioni con le istituzioni, sia regionali che nazionali? Per noi è fondamentale perché l'università ci aiuta tanto ad un ritorno alla naturalità, cioè stiamo testando scientificamente tutta una serie di metodi che venivano utilizzati spesso anche dai nostri nonni, che permettono appunto di proteggere i formaggi ma in maniera naturale, quindi senza l'utilizzo di additivi. Grazie Simone. Grazie. Ah. Qui che fanno? Stanno pulendo dei formaggi che poi andranno in vendita. Qui abbiamo una scheda di maturazione. Aspetta che lo diciamo allora. Aspetta che? Sì. Certo. Ora entriamo all'interno della cella di maturazione. Esatto, quindi prima di andare in stagionatura i formaggi devono maturare, esattamente come i bambini, devono arrivare alla loro maturità prima poi di crescere, no? E quindi fanno circa 20 giorni all'interno delle celle di maturazione, dove le condizioni di temperatura e di umidità sono tali che per i formaggi freschi li preparino all'uscita, mentre per i formaggi stagionali li preparino per arrivare alla stagionatura. E la temperatura cambia decisamente. Assolutamente sì, abbiamo tutto il clima in questa azienda, no? E poi questi tubi qui sopra ci permettono la circolazione dell'aria in maniera uniforme e quindi il mantenimento di un determinato livello di umidità. Cosa c'è qui? In realtà ogni tipo di formaggio, in ogni sua pedana, ha la sua carta d'identità che ci permette di capire che tipo di formaggio è, quando è stato prodotto, il suo lotto e tutte le attività che vengono fatte per questo formaggio. Siccome periodicamente la crosta del formaggio da noi viene lavata, perché non utilizzando additivi chimici, capita che si sviluppino delle muffe. È un processo assolutamente naturale, il formaggio naturalmente sviluppa delle muffe. Cosa facciamo noi? La puliamo semplicemente con dell'acqua e delle spazzole, che ci permettono quindi di fargli una manutenzione che magari è superiore rispetto a chi utilizza degli additivi, quindi c'è più manualità, ma ci permette comunque di ottenere un prodotto naturale. All'interno di questo luogo quali tipi di formaggi vengono immessi? All'interno di queste sale vengono portati da una parte i formaggi che sono destinati ad uscire direttamente da queste sale, quindi tutti quelli freschi entro un mese di stagionatura, mentre vengono portati anche tutti i formaggi che poi andranno a stagionare, che stazionano qui 20 giorni e poi successivamente vengono portati nelle sale di stagionatura. Alessandra, pensi che la tecnologia della Virtual Reality 360 possa dare un contributo efficace al marketing e alla comunicazione di un'azienda come Rajolas? Assolutamente, perché per un'azienda come la nostra, i cui valori sono molto forti, radicati nel territorio, è molto importante la comunicazione, quindi questi valori
oltre che esserci, devono essere anche giustamente comunicati, perché il consumatore deve sapere che tipo di prodotto sta mangiando e cosa c'è dietro il suo prodotto. Quindi la realtà virtuale può assolutamente aiutare il consumatore a comprendere cosa c'è all'interno dell'azienda. E oggi gli spettatori potranno realmente vedere ogni passaggio della produzione, quindi senza nessun tipo di filtro effettivamente, nel tuo racconto e attraverso le nostre telecamere. Assolutamente, noi siamo fieri di mostrare la nostra azienda e fieri anche di mostrare chi collabora con noi, perché per esempio sulla nostra pagina Facebook è possibile vedere anche tutte le foto degli allevamenti che collaborano con noi. Anzi, a maggior ragione, la realtà virtuale può aiutarci quando vengono dei turisti in azienda, per esempio, a mostrare da qui, perché molto spesso è difficile arrivare negli allevamenti, a mostrare da qui qual è la provenienza del loro latte. In azienda svolgete anche dei laboratori didattici? Assolutamente, lavoriamo molto sia con le scuole che con gli educational tour. Quindi insegniamo ai bambini come si fa il formaggio, ma glielo facciamo proprio fare direttamente. Quindi abbiamo dei responsabili di questi educational tour che appunto insegnano ai bambini in maniera ovviamente molto, molto simpatica, molto gioviale, come si prepara il formaggio, da dove nasce, perché effettivamente molti di loro non hanno consapevolezza di come avviene la produzione. Alessandra, ora entriamo in un locale ancora più freddo rispetto a quelli dove siamo entrati prima. Assolutamente, il formaggio è un gioco di caldo freddo, nasce molto caldo e poi si sviluppa nel freddo, perché comunque va preservato in una temperatura che va dai 4 agli 8 gradi in genere. Adesso vi faccio entrare nel nostro caveau, perché qui c'è tutta la ricchezza dell'azienda. Qui ci sono migliaia di forme, anche qui come vi ho detto le identifichiamo con le loro carte d'identità, e quindi in questo caso per esempio la carta d'identità ci dice non solo le caratteristiche del formaggio e come vi ho detto tutte le lavorazioni, SP vuol dire spazzolatura, come vedete anziché mettere un additivo chimico noi piuttosto facciamo 4 spazzolature al formaggio per mantenerlo naturale. E il foglietto rosso sotto identifica il famoso pecorino CLA, quindi quel pecorino fatto con gli omega 3 derivante da pascoli sardi. Vediamo. Questo ad esempio è quello che vi raccontavo, c'è un formaggio che ha sviluppato la muffa, in questo caso è una muffa bianca, cioè come quella del Camembert, che naturalmente si sviluppa appunto all'interno dei formaggi. Noi cosa facciamo? Con le spazzole e con l'acqua semplicemente facciamo questo lavoro, cioè puliamo la crosta, dopodiché lo rimettiamo a stagionare. Quindi un processo assolutamente naturale, ma semplice in sé. È importante perché comunque un additivo, per quanto sia controllato e quant'altro, va in ogni caso a modificare l'aspetto sensoriale originario del formaggio, e quindi la nostra scelta è lavorare magari di più manualmente, però mantenere il suo aspetto originale. Nella prossima sala cosa incontreremo? Nella prossima sala abbiamo il pecorino romano. Noi abbiamo anche una piccola produzione di pecorino romano che ci viene richiesto esplicitamente da alcuni clienti, e in particolare lavoriamo anche con il biologico, quindi anche all'interno delle DOP facciamo delle produzioni in biologico. Il termine pecorino sardo non è più utilizzabile? Il termine pecorino sardo può essere utilizzato solo ed esclusivamente in caso di DOP, che serve a tutelare appunto la DOP, però dall'altra parte effettivamente un po' svantaggia tutti i formaggi che sono sardi ma non hanno la DOP. Alessandra, siamo all'interno dello shop aziendale. Sì,
assolutamente. Qui vendiamo non solo tutta la nostra gamma di prodotti, quindi è possibile venire qui e acquistare tutti i prodotti che facciamo, ma vendiamo anche tutta una serie di eccellenze del territorio. Andiamo dai mieli alle confetture, ai vini, che ormai i vini sardi sono rinomati in tutto il mondo per la loro qualità, ma anche le birre, perché i sardi, si sa, sono grandi bevitori di birra, ma adesso stanno diventando anche grandi produttori. Alessandra, qual è il prodotto più venduto? Il nostro prodotto più venduto è in assoluto il giglio sardo. Ma la gente viene qua anche per assaggiare tutte le nostre particolarità. E quindi abbiamo per esempio gli arborinati di pecore e di capra. E poi abbiamo gli ultimi nati dell'azienda, che sono gli aromatizzati. Abbiamo il tartufo, le olive e il rosmarino. E poi abbiamo i nostri crostafiorite, quindi quelli che abbiamo visto all'interno, che hanno appunto la muffa bianca all'esterno, sono possibili, appunto, è possibile anche acquistarlo nel nostro negozio. Ringraziamo Alessandra Argiolas per averci accompagnato in questo percorso. Grazie a voi. E vi rimandiamo al prossimo appuntamento con le Togo Interviste.